segretario che doveva fare l'introduzione, ma se il vicepresidente doveva fare l'introduzione, ma è stato. Allora, questa sera parliamo di virtualizzazione. Faremo una, credo veloce ormai, carrellata, se non si fa le tre di notte, su quelle che sono le principali tecnologie in ambiente Linux, senza troppe distinzioni tra quelle che sono realmente aperte, quelle che sono fintamente aperte e quelle che invece sono effettivamente software libero. E poi vi faccio vedere invece un prodotto, questo sì aperto, rigorosamente open, di origine tedesca, che è quello che utilizziamo noi in ditta, e ve lo faccio vedere soltanto perché lo conosco meglio degli altri, se non faccio ancora più brutta figura. Allora, la serata di oggi è divisa in due parti, una prima introduttiva con le slide che stiamo proiettando e una seconda invece interattiva in cui vi faccio vedere per l'appunto questo prodotto. Il prodotto si chiama Proxmox. Un bel prodottino, secondo me sta maturando molto molto bene e funziona molto bene soprattutto per le realtà che ci interessano questa sera. Cioè, non stiamo a parlare di mega sistemi da decine di migliaia di euro, vedremo tecnologie che possiamo utilizzare su un PC che abbiamo a casa piuttosto che sul server che abbiamo in ditta, piuttosto che sui 15 server che abbiamo in ditta, sui quali effettivamente sarebbe ora di fare un po' di pulita. Quando parliamo di virtualizzazione, di cosa parliamo? Allora, io vi ho riportato in maniera abbastanza bovina la definizione che c'è su Wikipedia del termine virtualizzazione, la definizione inglese, perché quella italiana era un po' troppo, ne ero pasticciato. Ma il succo del discorso, quando parliamo di virtualizzazione in questi ambiti, è quello di realizzare e di sfruttare tecnologie che ci consentono di astrarre tutte le risorse di calcolo che normalmente invece erano hardware nudo e crudo. Quindi non solo il processore, ma ovviamente anche la RAM, anche l'accesso ai dischi, e quando parliamo di virtualizzazione dello storage ci riferiamo ad esempio all'utilizzo di un NAS, delle SAN, nel caso in cui la rete ce lo imponga, la struttura ce lo imponga, della gestione della memoria e così via. Tutto quello che prima era silicio, ora è qualcosa di virtuale. La prima domanda che dobbiamo farci quando ovviamente iniziamo a lavorare sulla virtualizzazione è: perché andiamo a virtualizzare? Cioè, è qualcosa che mi serve o è soltanto la moda del momento? Un po' è anche la moda del momento, ovviamente. Ma effettivamente la virtualizzazione ha dei vantaggi. Il primo vantaggio che spesso si elenca è la riduzione dei costi. Perché questo? Perché ovviamente io posso sfruttare con la virtualizzazione al massimo l'hardware che ho a disposizione. Troppo spesso ormai i server che noi andiamo ad acquistare, ma anche i desktop che andiamo ad acquistare, sono sovradimensionati rispetto alle esigenze che noi abbiamo. Questo può importarci nemmeno troppo se è il nostro PC di casa o un server in un'azienda, ma dopo 3, 4, 5 anni magari i server non sono più uno, sono 4, 5, 6, e la maggior parte di questi server lavora a bassissimo carico. Quindi ho 6 server che utilizzano il 10% della CPU, il 30% della RAM e una percentuale infima dei dischi che sono a disposizione. Ormai lo spazio su disco non costa veramente più nulla, quindi molto spesso ho gigabyte, se non terabyte, di spazio su disco assolutamente inutilizzato. Ecco che invece che avere 6 macchine sfruttate al 10%, forse sarebbe meglio averne una sfruttata al 60%. In questo modo io sto investendo i miei soldi in maniera corretta. Idealmente io dovrei sempre avere tutte le mie risorse occupate oltre il 50%, lasciando quel margine per i picchi di carico che ogni tanto ci sono. Ma se tutte le mie macchine lavorano al 10%, sto sprecando i miei soldi. La virtualizzazione ci aiuta a fare questo, cioè a consolidare i server fisici in una o più macchine virtuali. Un altro punto su cui si insiste molto è quello della sicurezza. Perché questo? Perché ci consente la virtualizzazione di isolare le applicazioni o in generale i sistemi
che possono impattare sulla sicurezza della mia struttura in generale, della rete locale, eccetera, eccetera. Quando devo testare una sicurezza in senso lato, quindi non solo sicurezza dagli hacker che vengono dentro e mi bucano la macchina, ma sicurezza nel senso, devo fare un aggiornamento di un software, devo essere sicuro che non mi spiani il database quando lo tiro su, perché altrimenti poi quelli della contabilità vengono su e mi spezzano le robe. Il fatto che io posso creare una macchina virtuale su cui lavorare mi consente di fare questo tipo di lavoro. Mi consente anche il fatto che tutto quello che gira in una macchina virtuale, se è ben configurata, non va a impattare sulle altre macchine virtuali. E quindi torniamo al discorso, per l'appunto, della sicurezza. Un altro grosso vantaggio che possiamo avere con la virtualizzazione è il fatto che abbiamo un controllo più o meno centralizzato di tutte le risorse. Invece che avere 6 server separati che hanno i loro dischi, che hanno la loro struttura di memoria, io ho di solito un bel pannellone che controllo tipicamente via web, in cui ho lo stato di tutta la mia infrastruttura. La virtualizzazione poi ci consente, e questo in realtà parliamone, di semplificare tutte quelle che sono le procedure di backup e di restore. In un sistema normale io devo avere un software che esegue i backup dei miei dati. Se la macchina schianta brutalmente perché si è fritta la scheda madre, devo reinstallare il sistema operativo, reinstallare tutti i software, rifare il restore di tutti i dati. Questa è una situazione classica. Nel caso invece di una macchina virtualizzata, io ho il backup dell'intera macchina virtuale. Quindi se mi si schianta una macchina, il virtualizzatore, mi tiro su un altro, tiro su il restore di tutta la macchina virtuale ed ecco che sono di nuovo immediatamente operativo. Questo ci consente di fare anche il failover e lavorare teoricamente anche in qualcosa che assomiglia all'alta affidabilità, ma ovviamente poi la struttura va a complicarsi. Un'altra cosa che invece torna abbastanza comoda, soprattutto in fase di test, è il fatto che siccome una volta scelto il prodotto che andremo a utilizzare per la virtualizzazione, tutte le macchine sono uguali dal punto di vista dell'hardware, perché il sistema operativo che io vado a installare vede sempre quell'hardware lì, ecco che le procedure di installazione diventano ovviamente più semplificate. Non so se qualcuno di voi ha mai fatto, ha avuto l'ardire di fare su un'installazione di Windows XP piuttosto che anche di Vista, di staccare l'hard disk da una macchina, infilarlo in una macchina completamente diversa. Insomma, non è così ovvia, non è così ovvio il giro. Ovviamente in questo caso, fra virgolette, io posso prendere il disco virtuale di una macchina, farlo leggere a un'altra macchina virtuale, l'hardware è identico fra le due, la cosa mi è decisamente semplificata. Perché quindi fare tutto questo lavoro? Beh, ovviamente oltre a quello che abbiamo appena detto, possiamo individuare quelle che sono due macro aree di utilizzo della virtualizzazione. Una che in maniera un po' bovina ho chiamato desktop e una server. Sono in realtà abbastanza, come dire, compenetranti, cioè non sono così distinte. Però ovviamente perché io non posso virtualizzare sul mio PC di casa? Magari mi può tornare utile, non posso mica pensare alla virtualizzazione soltanto in ambito aziendale, in ambito server. Beh, la prima cosa che possiamo fare è virtualizzare lato desktop, fra virgolette, per continuare a dare supporto a dei software che sono obsoleti. Questo a me capita molto spesso in aziende, quando ci sono dei gestionali o dei software che sono, diciamo, troppo complessi per essere portati su nuovi sistemi operativi, su nuove piattaforme hardware, ecco che invece virtualizzare tutta la struttura e tenersela lì in una macchina virtuale che è sempre quella, con quella versione lì, semplificano un po' la vita. Se non ricordo male, quello che ha fatto anche Roberto, che era in azienda. Questa è una delle cose. Ovviamente posso utilizzare la virtualizzazione per dare supporto a più sistemi operativi. Posso avere N versioni Windows piuttosto che 15 distribuzioni di Linux e in questo modo non devo avere un hardware fisico dove fare il lavoro, ma posso appunto virtualizzare lanciando la macchina a seconda di quello che mi chiede il cliente. Come si fa questa cosa su Windows Vista? Faccio partire la macchina con Windows Vista, gli spiego come si fa. L'altro classico utilizzo in ambito desktop è quello dei test.
devo verificare come funziona banalmente il sito web che ho appena fatto sotto l'Internet Explorer. Ma non ho una macchina con Windows, ecco che ho la mia macchina virtuale con Windows. Come si vede con Firefox sotto Ubuntu, voilà, macchina virtuale con Ubuntu e con Firefox eccetera eccetera. E dove posso ovviamente provare le configurazioni. Prima di pasticciare con la configurazione di Samba e quindi disconnettere in maniera definitiva tutti gli utenti della rete locale, forse è meglio fare un test prima. Una cosa che invece a me interessa molto è l'utilizzo della virtualizzazione come supporto alla migrazione verso il software libero. Questo è il caso un po' che ho utilizzato spesso in azienda. Quando si fa passare un cliente da 10 client Windows XP a 9 client Linux e una macchina Windows. Una macchina Windows tipicamente è virtuale. Perché? Perché c'è sempre quel maledetto software che gira se vuole soltanto sotto Windows. C'è sempre il gestionale che sotto Linux funziona ma la stampa la fa soltanto da Windows, eccetera eccetera. Questo può consentire una strategia di virtualizzare la macchina Windows, anche perché, sia chiaro, molto spesso le licenze di Windows, non sempre, ahimè, ma molto spesso sono state pagate, quindi voglio dire, perché non sfruttarle? Ecco appunto che posso avere una batteria di macchine Windows virtuali pronte all'occorrenza quando ovviamente ci si scontra con dei problemi che sotto Linux o non solo ovviamente non riesco a risolvere. Poi ovviamente il motivo principale è perché così uno può provare tutte le distribuzioni che capitano sotto mano. Lato server invece è la cosa più interessante, perché abbiamo già parlato della riduzione dei costi mediante il consolidamento. Cosa vuol dire? Ho i 10 server fisici sfruttati al 5% l'uno, li virtualizzo, ottengo una macchina fisica che fa girare queste 10 istanze che ha un carico intorno al 50-60%. Ovviamente questo abbatte tantissimo i miei costi, perché? Perché non devo pensare innanzitutto di alimentare con la corrente elettrica 10 macchine, ne ho soltanto una. Già quello, se avete un parco hardware notevole, è un risparmietto mica da ridere. E poi non devo più preoccuparmi di avere rapporti con il fornitore dell'HP per i dischi dell'HP, quello della Dell per i dischi della Dell, piuttosto che le memorie che non vanno su quella lì ma vanno invece su quell'altra. Alla fine devo gestire molto molto bene l'unico server che mi è rimasto, però alla fine è solo. La virtualizzazione poi, che è un po' una buzzword del momento, insieme all'altra buzzword del momento, che è il cloud computing. Tutte le nuvolette, quando si parla di servizi cloud, sono istanze di macchine virtuali. Che poi stiano sui server di Amazon piuttosto che sul serverino in ditta da noi, è la stessa cosa. Concettualmente rimane la stessa cosa. Cambiano le tecnologie, scalano un po' più verso l'alto le loro, ma sostanzialmente quello è. L'isolamento dei servizi e dei sistemi, ovviamente questo ne avevo già accennato prima. Quando si entra nel mondo della virtualizzazione ci si trova davanti queste quattro voci che sono abbastanza terrificanti. Cioè, virtualizzare che cosa vuol dire? Quali sono le tecnologie che stanno dietro la virtualizzazione? Cosa vuol dire una virtualizzazione completa? Cos'è la paravirtualizzazione? Cosa sono i container o le istanze e cos'è ovviamente l'emulazione? Quando si parla di virtualizzazione piena o di full virtualizzazione, si tratta di un sistema che isola completamente la macchina ospite dalla macchina ospitante, cioè dal ferro vero e proprio. Si crea uno strato che divide direttamente la macchina ospite. La macchina ospite non sa di essere virtualizzata. Per lei gira sull'hardware pivicchio che ha la scheda di rete, tipicamente viene emulata con Intel di un qualche tipo, il controller, quello che è, eccetera eccetera. La paravirtualizzazione è invece un gradino un po' più in basso, cioè la macchina sa di essere emulata perché in questo modo può accedere in maniera, diciamo, più o meno diretta all'hardware sottostante. Va da sé che meno passaggi faccio, maggiori sono le performance.
teoricamente la paravirtualizzazione è più veloce della virtualizzazione full, proprio perché la macchina virtuale sa che hardware gli sta sotto il naso e può sfruttarlo al massimo. Di solito qui si parla di sistemi operativi ospiti modificati, per modificati si intende proprio che sanno di essere virtualizzati e quindi hanno il driver o hanno un kernel ad hoc per la paravirtualizzazione. Un'altra tecnologia che invece a me piace molto perché è di una semplicità impressionante ad usarla, a farlo un altro paio di maniche, sono i container, cioè delle istanze di macchine virtuali che girano come se fosse un programma lanciato come tutti gli altri. Questo ha l'enorme vantaggio ovviamente che non viene emulato l'hardware, ma viene sostanzialmente presa un'istanza, impacchettata, e questa ha accesso diretto alle risorse della macchina. Questo va da sé che se avete bisogno di performance, la soluzione ottimale. Non è detto che sia la soluzione ottimale in senso. Dopodiché ogni tanto sentite parlare di emulazione. Quando parliamo di emulazione vuol dire ovviamente una cosa un po' diversa, cioè si emula un sistema che non è quello corrente. Emulazione può essere emulazione di una piattaforma come Windows, quindi attraverso banalmente le librerie di Wine. Può essere un'emulazione come quella del MAME, così ci faccio i giochini degli anni 80 e via discorrendo. O può essere un'emulazione invece un po' più completa. Partiamo proprio da quest'ultima, velocissimamente. I prodotti che lavorano in modalità emulazione sono QEMU. QEMU può lavorare in realtà in due modalità diverse, emulazione e in virtualizzazione, a seconda poi di come si aggancia, ma nasce a suo tempo come emulatore, e Box. Il vantaggio è che ci consente di lavorare su piattaforme non x86, tutte le altre tecnologie lavorano solo su piattaforme x86. Quindi se ad esempio avete un vecchio Mac con il PowerPC, ecco che se volete far girare Windows, ahimè, dovete necessariamente sfruttare Box. Lo svantaggio è che è lento, ma lento proprio come la fame, si dice dalla mia parte, cioè non ti passa veramente più. Però è anche vero che se abbiamo un'architettura diversa rispetto a quella che vogliamo emulare, va da sé che tutta la parte hardware va gestita via software, quindi va proprio emulata via software, e questo ahimè ha un prezzo dal punto di vista delle performance che non possiamo evitare. La virtualizzazione a livello di sistema operativo o containers di cui si parlava prima. I prodotti di punta sono OpenVZ, NXC e VSER. Queste sono istanze che girano all'interno di, come dire, una scatoletta chiusa. Credo che tutti, insomma, chi ha avuto a che fare con un po' di amministrazione di sistemi Linux, almeno una volta nella vita ha usato il comando chroot. Chroot che cosa fa? Se io monto un albero, un file system, tipicamente parto con il live CD, monto il disco fisso della macchina perché non riesco più a farla partire, per stimolare il fatto che sto lavorando effettivamente con il sistema che c'è sull'hard disk, faccio un chroot dentro l'albero del file system. Da quel momento in poi, per il sistema, sto lavorando lì dentro. I container sono dei chroot sotto steroidi, ovviamente sono il passo successivo del chroot. Sono estremamente leggeri, non hanno quasi nessun overhead sul sistema. Contrariamente ad altre tecnologie che vedremo tra un attimo, non richiedono hardware specifico, cioè non ti serve il processore con il supporto alla virtualizzazione, ma uno qualsiasi. Lo svantaggio qual è? Che siccome tutte queste istanze condividono lo stesso kernel del sistema virtualizzante, va da sé che il mio sistema virtualizzante è Linux e quindi gira soltanto Linux. Può essere Red Hat, può essere SUSE, può essere quello che volete voi, ma il kernel che la macchina vede è sempre lo stesso della macchina che sta facendo il lavoro vero e proprio. E ovviamente questo ci preclude la possibilità di utilizzare un sistema operativo diverso rispetto a lui. Quindi niente Windows e niente Windows. Come sapete macOS non si può virtualizzare per problemi di licenza, perché me lo invento io, ahimè. L'Apple non consente di fare queste cose.
Beh, anche su Microsoft ci sono restrizioni. Anche su Microsoft ci sono restrizioni, ma sono molto. Apple ti dice non puoi virtualizzare se non è sulla macchina Apple con il sistema. Sì. Parla di virtualizzazione. Allora, qui vedete le classiche figure, pardon, ve l'ho fatto vedere anche prima, non ve l'ho spiegate, ma sono abbastanza banali. Sotto abbiamo l'hardware, nel caso dei container c'è solo il sistema operativo e le macchine ospiti. Fine. Quando invece parliamo di paravirtualizzazione, i prodotti di punta sono Xen, UML, anche se non so quanto sia usato, e KVM, fra virgolette, perché poi vedremo dopo. Contrariamente alla virtualizzazione a livello di sistema operativo, posso utilizzare kernel diversi e quindi ciascuna macchina virtuale può avere il suo kernel diverso, perché il sistema mi viene certificato soltanto con Red Hat 5 con quel kernel eccetera eccetera, se no Oracle non mi dà l'ok sull'installazione, allora ovviamente so già che non posso utilizzare i containers di prima. Posso installare ovviamente le macchine Windows. Il vantaggio rispetto a quella che vedremo tra un attimo, la full virtualizzazione, è che siccome la macchina sa di essere virtualizzata, ha un accesso all'hardware privilegiato e quindi le performance sono comunque piuttosto buone. L'unico svantaggio è appunto questo giochino sui driver di paravirtualizzazione che potrebbero ovviamente compromettere la stabilità complessiva del sistema. E qui lo vediamo, c'è un hardware, c'è quello che viene chiamato hypervisor, cioè la struttura software che mi gestisce la comunicazione con l'hardware. I cosini gialli sono appunto i modulini di paravirtualizzazione e poi un modulo di controllo che mi serve a gestire tutte le macchine virtuali. Quindi sono componenti, un numero di componenti maggiore rispetto alle soluzioni prima. La virtualizzazione completa invece è un po' diversa. C'è anche qui l'hypervisor che serve appunto a gestire le macchine virtuali, c'è una parte di controllo, non ho più però la parte di paravirtualizzazione e quindi ho un isolamento completo delle singole macchine rispetto all'hardware ospitato. Questa è la soluzione classica quando installate VMware, VirtualBox o tirate su una macchina con KVM. KVM, fra virgolette, ha anche la possibilità di paravirtualizzare alcuni pezzi, in particolare la scheda di rete e l'accesso disco e insomma il chipset, il driver del chipset. Questo consente di fare un ulteriore passo nell'aumento delle performance senza però scadere nella complessità di Xen, ad esempio, vista prima. L'unico problema veramente grosso che possiamo avere, ormai non più da qualche anno, ma comunque può essere sentito, soprattutto se andate ad utilizzare dell'hardware che avete già in casa, che sia la full virtualization sia la paravirtualizzazione per andare al 100% richiedono processori che abbiano le istruzioni di virtualizzazione in hardware. Quindi qualsiasi Intel di virtualizzazione in hardware all'interno del core del processore. La tecnologia di Intel si chiama VTX, è l'equivalente di AMD, non me lo ricordo, insomma, comunque. Se avete acquistato un processore che non sia un Celeron, un Sempron o un Atom, quindi un Intel Core qualcosa, un X4 o un X2 di AMD, dovreste essere, direi, abbastanza tranquilli. Abbiamo visto che ci sono una marea di tecnologie. Ciascuna fino a qualche anno fa andava per i fatti suoi, fortunatamente qualcuno ha detto momento, calma, e nemmeno tanto recentemente un progetto molto interessante è libvirt. Libvirt è una libreria che astrae le tecnologie virtuali che abbiamo appena visto, fornisce un'interfaccia coerente a tutti i software che la vogliono utilizzare. Questo fa sì che, ad esempio, se usate il Virt Manager, apt-get install Virt Manager, per capirci, parte la schermatina dove creare le macchine virtuali un po' come volete voi, col grande vantaggio che potete dire sì, voglio questa fatta come OpenVZ, quest'altra invece mi serve completamente virtuale perché è Windows, quindi uso KVM,
quest'altra con Xen, ma non è locale la mia macchina, è sul server remoto, tutto questo viene gestito in maniera coerente da LibVirt. Il che, voglio dire, è un saltino in avanti, mica da ricchi. Ultima slide, e poi passiamo alla parte, sono andato un po' tirato, poi eventualmente fate tutte le domande, ma se no veramente arriviamo alle 3 di notte. Non sono però tutte rose e fiori. Perché non sono tutte rose e fiori? Beh, intanto se ho bisogno di performance vere e proprie, qualsiasi tecnologia di virtualizzazione introduce un degrado delle prestazioni. Non c'è verso. Questo non si scappa. Soprattutto per quanto riguarda l'IO, cioè in primis l'IO su disco. Se avete bisogno di fare IO su disco pesante, penso a un database, non virtualizzate. Pessima idea virtualizzare. Anche l'IO di rete pesante può dare dei problemi, però è soprattutto l'accesso a disco che è veramente, veramente un disastro. Ovviamente abbiamo visto prima, abbiamo accennato prima il consolidamento, cioè a ridurre in un unico server che virtualizza 10 istanze che prima erano invece 10 macchine fisiche, ovviamente mi si pone un bel problema di affidabilità, perché se mi va giù la macchina virtualizzante vanno giù le 10 macchine virtuali che ci stanno sopra. La ditta chiude baracca e burattini fin quando te alle 4 di mattina finalmente non sei tornato funzionante. Qui c'è un appunto, no, la migrazione non conta. Vedremo che se abbiamo più sistemi che fanno virtualizzazioni posso far saltare le macchine virtuali da un sistema all'altro. Questo è molto comodo quando devo fare manutenzione o quando devo bilanciare il carico fra i sistemi. A un certo punto una delle macchine virtuali inizia a fare molto più carico rispetto a quello che faceva prima, allora la sposto sulla macchina più scarica. In questo modo ribilancio il carico sulle macchine fisiche. Oppure devo aggiornare, aggiungere RAM, cambiare il disco alla macchina fisica, prendo tutte le macchine virtuali, le sposto su quell'altro nodo, faccio i lavori che devo fare e poi ribilancio. Questo va bene finché devo fare manutenzione programmata, ma non è alta affidabilità. Cioè, se la macchina si brucia, comunque le istanze che ci stavano sopra sono andate anche quelle. C'è niente da fare. Un enorme problema può essere quello dello storage. Cioè, dove le metto tutte le mie macchine virtuali? E questo è un problema soprattutto se voglio garantirmi l'alta affidabilità. E soprattutto se voglio garantirmi dei servizi di continuità. Se io su, ipotizziamo di avere due nodi, voglio far sì che se va giù questo si prenda carico delle macchine virtuali che stavano su questo qua, va da sé che queste macchine virtuali devono stare su qualcosa di condiviso. Non possono stare su questa macchina, se si è bruciata non c'è più. Questo vuol dire che devo avere uno storage esterno, devo avere un'infrastruttura di rete in grado di reggere il carico di letture e scritture che mi arrivano da una marea di macchine. Può essere, almeno nella mia esperienza, questo è veramente il problema della virtualizzazione. Cioè, realizzare un'infrastruttura di virtualizzazione che tenga ben presente quali sono le problematiche dello storage è il problema dal punto di vista architetturale più grosso che vi troverete ad affrontare. Nel caso che vedremo, invece no, questo problema è considerato zero. E un altro dei pericoli è quello del vendor lock-in. Cioè, se voi decidete di andare su VMware, resterete a vita su VMware, perché il costo di cambiare il sistema di virtualizzazione è un delirio, davvero un delirio. Certo, posso giocarmi, convertire le macchine virtuali da un formato all'altro, tutto quello che volete voi, ma se oltre un certo livello, se decidete di cambiare sistema, sono veramente lacrime e sangue oltre Windows 7. Valutate ovviamente molto bene. Il consiglio che vi do, ma guarda caso, è quello di andare su soluzioni aperte. Perché? Perché sono aperti anche i formati in cui le macchine virtuali sono memorizzate. Quindi banalmente, se uso alcune soluzioni, posso utilizzare tipo i dischi di VirtualBox da una parte e dall'altra. I dischi di VMware non li devo convertire. Quelli di Hyper-V di Microsoft non so nemmeno che faccia abbiano, quindi un altro paio di maniche. Però per l'appunto mi raccomando, state molto molto attenti, valutate bene quali sono i costi e i benefici. È chiaro che in quello che è lo scopo della nostra serata, cioè
aziende medio-piccole, professionisti in cui mi interessa utilizzare la virtualizzazione per fare un po' di ordine nel mio data center, perché magari ho quei 5 server che sono lì da una vita, uno è un Pentium 75 che forse sarebbe ora di dismettere, è un problema che ci poniamo relativamente. Però man mano che si sale verso l'alto potrebbe essere un problema. Può essere un problema anche dal punto di vista desktop. L'esempio che vi porto io, perché ce l'ho sulla pelle tutti i giorni, grosso cliente nostro ha deciso di lavorare solo con VMware, risultato, io devo usare VMware, risultato è che utilizzo VMware anche sui client, per evitare di avere 75 piattaforme di virtualizzazione diverse. Sotto macOS VMware funziona benissimo, questo non lo immagino. Ok. Quello che vi farò vedere adesso è questa piattaforma qui, si chiama Proxmox Web. È una soluzione assolutamente libera, viene distribuita con, credo che siamo uno dei pochi che utilizza l'Affero GPL. Ha un bel vantaggio che supporta direttamente sia KVM che OpenWZ. Quindi io posso dire, beh, mi serve una macchina KVM, clicco su KVM, mi parte la procedura di creazione della macchina KVM, mi serve un container OpenWZ, clicco di là e parte la soluzione diversa. Ha un... sfrutta in realtà non Proxmox direttamente, ma proprio il vantaggio che i nuovi formati di QCOV2, che è il formato con cui vengono creati i dischi delle macchine virtuali, supporta quelli che si chiamano live snapshot, cioè la possibilità di fare, chi ha usato VMware c'è il tastino snapshot, e fotografa la macchina virtuale in quel preciso momento. Dati su disco, stato della memoria della macchina. Metto via, faccio l'installazione di quel software che tanto mi manderà domine tutto il sistema, non funziona niente, ripristina, buf, ritorno alla situazione esattamente prima. Non un backup e un restore, proprio anche i programmi che stanno girando, lo stato esattamente della macchina. Ha il supporto ovviamente per la migrazione live delle macchine, quindi io posso migrare una macchina virtuale da uno all'altro nodo, agli altri nodi, senza interruzione di servizio. Web server che sta qui, lo sposto di là e intanto io dico no, niente, continuo a vedere il web server, per loro non è mai cambiato assolutamente nulla. Posso supportare l'alta affidabilità, questo sì, ha un modulo interno suo, per cui dico questa macchina va in alta affidabilità, vuol dire che se va giù il nodo hardware, quell'altro si opina, opposto di avere lo storage esterno, eccetera, eccetera. E cosa non da poco, è comunque tutto gestito via web, quindi non mi serve un client installato sul mio PC, sul mio portatile, ma mi basta un browser che non sia quello che ho qui, perché non va, ma qualcosa di decente funziona senza problemi. E voilà. Scusa, quest'ultimo di cui hai parlato è proprio un distro Linux o si installa anche su un qualsiasi? Allora, adesso ve la faccio vedere, vi faccio vedere anche l'installazione, perché secondo me è la cosa più figa del mondo. È di una facilità impressionante. L'installazione richiede il nome della macchina, dove siete, se non c'è la rete, se non sa che siete in Italia, se becca il fuso orario, eccetera, eccetera, e la password di voi. Via. Okay. Parte, ti spiana la macchina, però... e parte l'utilizzazione. Avvi i dati. Però mi sembra, un po' troppo riduttivo. Se io, per esempio, volessi crearmi degli array, delle comunità, per intenderci, in fase di installazione, per esempio, non so, sistema, piuttosto che swap, piuttosto che... Allora, io posso decidere in fase di installazione con due parametrini che proprio al group quando parte dico max size root e dico quanto è la parte di root, max swap quant'è la partizione di swap, tutto il resto viene sempre utilizzato per le macchine virtuali. Anche perché non devi fare nient'altro, quindi no, ok, ma per la creazione di un, cioè, di un il RAID, da documentazione di Proxmox, puoi fare RAID software se tu sicuro, c'è proprio scritto in dialetto, se tu sicuro nel senso DDM che... allora, il RAID su questo tipo di IO su disco, quindi immaginare dischi che frullano, è un RAID hardware, punto, non c'è nessuna alternativa. Dopodiché nessuno ti vieta di fregartene, fare l'installazione, buttare dentro l'altro disco e farti il RAID. Quello ovviamente state a gestirti la cosa
a mano, fra virgolette, però alla vecchia maniera, però lo fai successivamente all'installazione. Oppure puoi fare il contrario. Proxmox è tutto basato su una distribuzione Debian. Che caso? È sconsigliato, perché proprio è sconsigliato farlo, ma ci sono i pacchetti Debian, installi una Debian 6 e poi ti installi tutta la parte di Proxmox. Come ti sei configurato la tua Debian, sono affari a C2. Tenete presente, è tutto Debian tranne il kernel che viene da Red Hat. Allora, clicchiti clo. Altra cosa di cui si parlava per lo storage, ecco, non mettetelo su un disco USB perché è un po' volersi del male. Allora, quello che ho configurato qui è un sistema a due nodi, a dimostrazione del fatto che volendo si può fare qualsiasi cosa, che poi sia saggio o meno, per un altro paio di mani. Là. Sì, certo. Allora, qui è partito il primo, il secondo sta partendo ora. Il primo in questo momento si è fermato, waiting for quorum, perché? Perché essendo un cluster di due nodi sta aspettando l'altro nodo. Questo perché? Perché il sistema funziona, come dire, a maggioranza. Sì. Quindi per essere pienamente operativo deve avere la maggioranza più uno dei votanti, modello Presidente della Repubblica, tra un po'. Va da sé che se sono due e uno è giù, il quorum manca per definizione. A manina devo dirgli, vabbè, parti e non rompere le scherze. Eccoci qua. Sì, sì. Questa è l'interfaccia di amministrazione. E questo è come si presenta il sistema una volta avviato. Allora, in vista, andiamo in vista data center così si vede un po' meglio. Vedete che ci sono i nodi che sono nel cluster, un pool di risorse, questo lo potete definire voi come volete, serve poi per gestire gli accessi in maniera un po' più fine, e ovviamente le parti di storage. In questo caso non ho uno storage condiviso, quindi c'è lo storage locale della macchina 1 e lo storage locale della macchina 2. Qui ho il sommario soltanto per i nodi che stanno girando, varie opzioni, mi raccomando questa, verificate la tastiera sia mappata correttamente con quella che utilizzate voi, se no campa cavallo. E qui ci sono gli storage. Come notate c'è in questo momento soltanto lo storage locale, perché questo è quello predefinito, ma se ovviamente io ho una macchina che fa da storage perché esporta via NFS, via iSCSI, quello che volete voi, non fate altro che aggiungere e dire dove volete, che cosa volete agganciare come storage al sistema. Può essere una banale directory, cioè ficca tutti i backup lì dentro. Può essere un gruppo LVM, perché ovviamente per le macchine KVM io posso utilizzare direttamente i volume group e quindi ciascuna macchina ha la sua partizioncina e l'accesso a disco invece va giù, va appunto giù dritto. Può essere uno share NFS oppure un SCSI target, o l'RBD è un sistema a blocchi distribuito. In questo caso, vi faccio vedere, giusto per dire, l'offete. Un ID, qual è la directory, che cosa contiene, gli oggetti che noi possiamo gestire sono le immagini, quindi effettivamente le macchine KVM, delle ISO, perché se devo far partire un'installazione mi serve la ISO da cui farle partire,
dei template che servono per il container WZ, che vedremo tra un secondo, dove infilare i backup e dove invece infilare proprio i container, cioè le macchine virtuali con OpenVZ. Su che nodo deve essere montato, se è abilitato o meno, eccetera, eccetera. Quanti backup gestire nel caso in cui sia invece un sistema di backup. Quindi un solo backup, quando faccio il successivo mi viene cancellato l'altro, 10 backup mi tengono storico, 10 backup e via discorrendo. La gestione ovviamente dei backup, poi lo vediamo una volta creata una macchina virtuale magari. Però ovviamente su che nodo gestire il mio backup, su che storage infilare i backup, quando farli, a che ora, eccetera, eccetera. Mando l'email, il livello di compressione io vi consiglio di tenerlo l'LZO perché altrimenti i tempi di backup si allungano in maniera eccessiva. E che cosa fare? Fare uno snapshot, mettere in sospendo o in stop la macchina quando faccio il backup. Se faccio lo snapshot, viene sostanzialmente fatto uno snapshot via LVM, la macchina continua ad andare, viene fatto il backup e poi viene ripristinato sullo snapshot. Sospendo stop invece viene fermata la macchina virtuale, fatto il backup e riavviata la macchina virtuale. Giusto un appunto su questo, attenzione se state virtualizzando, ad esempio, ho detto di non farlo, ma tanto lo farete sicuramente perché io lo faccio sempre, i database. Una macchina che ha un database, lo sto pensando a una macchina di un Lug a caso, se fate lo snapshot, il DB, non è detto che quando parte lo snapshot i dati su disco siano consistenti, perché c'è la cache in mezzo, perché c'è l'aggiornamento degli indici che viene posticipato, perché bla 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 bla. Quindi fate un restore e metà dei dati del DB non ci stanno più. Quindi se fate un backup di una macchina con sopra un DB, ricordate che se volete garantire la continuità del servizio, dovete fare il backup del DB alla vecchia maniera, cioè facendo il dump del database e portandovi via il database. O fermare il database, però allora il sito non funziona più, Paolo mi telefona e dice oh, sono le 3 di notte, sono qui che sto provando ad aggiornare il sito del Lug e non funziona niente. Detto, stavo dicendo da capo. Ma perché alle 3? C'hai proprio niente da fare. Da qui in poi c'è tutta la gestione degli utenti. Allora, questa su un sistema più o meno piccolo ci interessa relativamente, perché di solito c'è un amministratore e morta l'acqua. Anche sui sistemi medio-grandi c'è un amministratore e morta l'acqua. Però ovviamente la possibilità di creare gruppi di utenti, pool di risorse, quindi macchine virtuali, storage, eccetera, eccetera, che posso delegare, la cui gestione posso delegare a un terzo, può semplificare la vita. Ad esempio, tutte le macchine Windows se le cucca Roberto, perché non mi fa un schifo solo vederle. Questo mi consente di separare ovviamente la gestione. E via discorrendo, ovviamente non stiamo qui a vedere tutti i giochini. La cosa interessante, ovviamente, tutto fatto via distribuito con licenza GPL, un ottimo supporto sia sui forum sia sulle mailing list. Se proprio vi serve, c'è anche il blocco a pagamento. Un tot di chiamate, un tot di interventi remoti, eccetera, eccetera. Posso chiedere? Sì. Allora, parlando di supporto, io ho chiesto, l'ho usato anch'io un po' Proxmox, è bello. Ho avuto però un paio di problemi con il discorso, per esempio, di OpenVZ. Volevo provare a virtualizzare una macchina che mi facesse il servizio del DHCP, allora è inutile che faccio una cosa con KVM che mi virtualizza di tutto. Mi basta l'istanza del kernel praticamente, che con su il server del DHCP, esatto, e gli faccio fare il servizio, così mi occupa tipo un mega di RAM o qualcosa del genere. Pochi, non so. Esatto, e siamo a posto. Però ho avuto un problema con il discorso della rete. Perché i pacchetti di broadcast
Questo qui non te li fa passare sto computer, perché usa tutta una serie di cose nel CCI. Dipende da come lo... Esatto, io ho provato a chiedere nel forum così. Ho avuto tipo 26.000 visualizzazioni, zero risposte. No, lì dipende un po' da come lo gestisci in realtà. Ad esempio, noi usiamo una macchina OpenWZ che ha su DNS Mask che mi gestisce la parte DNS, però forse non il DHCP. Il problema sono i pacchetti di broadcast, che la rete di OpenWZ... Lì devi scendere di livello e configurarti l'interfaccia a mania. Adesso dirti esattamente come... No, no, c'è il wiki. Di... Buona fortuna però. Non ho mai provato a fare... No, c'è il wiki, però a un certo punto ho detto no, cioè... Lasciamo per fare un DHCP. Allora una pace, però allora, a quel punto butti via il OpenWZ, tiri su capo web. A quel punto sì, d'accordo, però volendo aggiungi un po' di RAM. Lo scopri perché c'hanno la parte a pagamento. Infatti, lì il problema, no? Che dicevo, ma come? Cioè, è da configurare solo una piccolissima parte di rete, perché non mi dite come si fa? È come una macchina, se tu non ci metti l'ultimo tubetto che porta la benzina, non va. Però ma lì c'è la macchina funziona. Purtroppo. No, lì così su due piedi non mi viene in mente dove sia. Cioè, mi viene in mente dove sia. No, su anche dove ovvia, non ho capito come si fa. La soluzione ovvia non mi viene. Però visto che siamo qui, vediamo un attimino per l'appunto. Finiamo il giro. La parte KVM. Di questo Proxmox ha bisogno anche del bridge o solo fa già lui il bridge che gli serve a KVM per gestirsi poi? Sì, viene sempre fatto un bridge, cioè tutte le interfacce di rete insistono sul bridge che viene creato automaticamente. Ok, sì, no, viene creato perché viene creato da lui, cioè queste sono diverse visualizzazioni a seconda ovviamente di come preferite vedervi l'albero o girandola ovviamente dalla parte di storage nel caso in cui vi interessi vedere la parte di storage. Allora proviamo a creare una macchina virtuale giusto per vedere come funziona vediamo sullo storage della macchina locale 1 che cosa c'è dentro, e ci sono dei template. Nello storage della macchina virtuale 2 invece vi ho messo un ISO, così giusto per cambiare un po'. Che cosa sono i template? Allora, voi qui avete due template diversi che servono a far partire, a istanziare delle macchine OpenWZ. In particolare una mi crea una installazione di una Debian 7 liscia e pulita, l'altra è già preconfigurata per Request Tracker, che è un sistema di gestione dei ticket. Per chi l'ha visto è molto, molto carino. In questo modo ho già dei pacchetti preconfigurati. Vediamo se me li fa. Eccoli qua. Questi qui sono quelli che sono, su WebMobile li chiamano appliance, cioè sono template già belli pronti, per cui se mi serve, che ne so io, una macchina MediaWiki, non devo installare una Debian, poi apriti che ti sta tutti i pezzettini. Mi tiro giù questo template, lo faccio partire, istanzio una macchina basata su quel template ed ecco che ho il sistema bello e pronto. Cosa molto 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 comoda, devo dire. Se non c'è nulla che vi soddisfi, nessuno vi vieta di farvi il template. Si può fare a mano via The Bootstrap, vi crea tutto l'albero, lo impacchettate in un tag Z, glielo date in mano, impasto a lui, oppure c'è un pacchettino, si chiama DAB, che con quattro comandi vi crea l'installazione, dice aggiungimi MySQL più Apache più Pirvicchio, lui vi crea il pacchettone, tag Z, lo buttate su uno storage condiviso e avete il vostro template bello fatto. Allora, creiamoci un container OpenWZ, clicchiti, là. Su che nodo lo vado a creare? Uno o due. Non c'è un nodo preferenziale in Proxmox, sono tutti nodi paritetici, c'è poi un servizio di clustering che si preoccupa di sincronizzare le configurazioni tra tutti i nodi. Quindi io qua mi sono connesso al 4510 che è il nodo 1, il 4520 è il nodo 2, uno o l'altro non fa niente. Qual è l'ID numerico?
qual è il suo hostname, eventualmente su quale resource pool lo voglio infilare, perché ho delegato la gestione di quel pool a Tizio, Caio, Sempronio, su che storage, c'è solo il locale, quindi va da sé che è quello, qual è la mia password, Pippo, avanti, il template, da che storage vado a prendermi il template, che di nuovo c'è solo questo, su quale template mi baso, ma su una Debian 7 standard, perché voglio tirare su un sistema liscio pulito, quanta memoria do, quanto disco do, quante CPU do. Per quanto riguarda la memoria, ma soprattutto per quanto riguarda lo spazio su disco, abbiamo detto che i container non sono altro che delle strutture in cui viene fatto un chroot dentro, ovviamente vengono gestite con le quote su disco del sistema ospitante. Poi all'interno del container con VZ posso di nuovo assegnare le quote agli utenti di quel sistema e soltanto di quel sistema. Se voglio la rete, diciamo, nattata o in bridge, e in bridge su che bridge, ce n'è uno solo, non si va da nessuna parte. Ma puoi crearne di più tu? Bridge. Io posso creare tutti i bridge che voglio, poi creare tutti. La cosa che potreste voler fare, ad esempio, su un'infrastruttura un pochino più complessa, è dedicare una scheda e un bridge alla parte pubblica, un'altra scheda e un altro bridge alla parte privata, tipo VLAN o come VLAN, ma proprio in realtà sul server virtualizzante due schede di rete fisiche che sono connesse a due switch diversi, in modo da separare in maniera distinta le reti, perché verso l'accesso pubblico esco con la DSL, ma insomma con qualcosa da poco conto, sulla rete privata dove magari mi aggancio a uno storage di un qualche tipo, o perché devo far comunicare fra di loro le macchine virtuali, ho lo switch a 1 gigabit o a 10 gigabit, ho in fibra, quello che volete voi, ecco che mi conviene avere un altro bridge sulle quali poi... Quindi c'è una parte dove puoi creare sia il bridge che eventualmente le VNet? Puoi eventualmente creare VNet. Beh, possiamo farlo nattato, tanto qui non c'è nulla, quindi... DNS, vabbè, ovviamente quello che volete voi, tanto lo stesso. Confermo. Fine. Lui parte, è particolarmente lento perché lo storage, è vero, è su questo bus incredibilmente performante che è USB 2. Io ho la mia macchina virtuale, se faccio start, parte. Adesso vediamo se funziona la console che è basata su Java, ma mi sa che non ho installato Java. Per l'appunto. Vorrei far notare la velocità con cui posso creare un'istanza di una macchina. Che cosa sia dentro il template incide veramente molto poco rispetto al momento di creazione. La cosa interessante sui container OpenVZ è che io posso riallocare le risorse con la macchina attiva. Quindi se io sono qui, mi accorgo che non sta facendo niente e che tutto sommato lasciargli anche 512 di swap, fra virgolette, o la gestione della memoria è troppo, io qua li metto, se, diciamo 64. Ok. La macchina... internamente, mi sono dimenticato di installare Java per l'ennesima volta, se no vi facevo vedere via console, vede la memoria esattamente come gliel'ho configurata in questo momento. Quindi se io vedo che sto allocando troppo, posso ridurre runtime la memoria disponibile. Se invece vedo che è a corto di RAM perché sta allocando più dati, perché è sotto carico in quel momento, al volo posso aggiungerci mezzo giga di RAM, puff, e tamponare l'emergenza con la macchina calda. Posso... non c'è un'altra, forse quella. Non so se sia una cosa, un problema di allocazione di risorse, però a me è capitato di avere delle macchine
che magari soggette dei RIA frequenti, OpenVZ a un certo punto, siccome per ogni istanza, da come ho capito, lui alloca comunque delle risorse, a un certo punto mi è andato in out of resources e l'unica è stato proprio asfaltare il container e rimontarglielo su, perché secondo lui quel container lì stava occupando 1000 risorse, quando in realtà erano solo dei reboot della macchina, di appunto il test che dovevo fare io. Se devo essere sincero, non mi è mai successo. Adesso non so se sia una cosa che o sbaglio io o è una cosa di OpenVZ, ma sta di fatto che dopo un tot numero di reboot del container, sì, lui continuava ad allocarmi risorse a quel container e a un certo punto io tentavo di fare una cosa qualsiasi. Applicate install NTP? Assolutamente no. Mi stai chiedendo troppa RAM e io non lo farò mai. Su una macchina deve essere installata con 128 MB di RAM, per forza. Allora, se sono 128 MB di RAM, può essere, ma quello è un limite, ad esempio. Una cosa che dici, Debian consuma poco. No, stiamo parlando di NTP, che è un capa, se va bene. Però dopo un tot numero di reboot. Però no, questo non mi è, non mi è mai, non mi è mai accaduto. Mi è accaduto il contrario, cioè al installare tipicamente una Debian sui sistemi di test e allocargli 128 MB di RAM perché tanto non deve fare niente, poi fai un apt-get install dentro quella macchina virtuale lì e mi spianta sul naso dicendo non posso allocare memoria. Perché? Perché 128 MB di RAM sono troppo pochi, ahimè, anche per una stringa. No, ok, ok, ho detto io 128 MB di RAM. Però è un problema diverso, tra virgolette. Però no, il fatto che non mi parta più il container. Lui mi diceva non posso più allocare risorse per questo container. Ma, però effettivamente la situazione della RAM della mia macchina fisica, potevo allocarne. No, giga. Così su IPM non è. Non è mai successo. Poi OpenVZ non è banalissimo come da gestire. Apro un piccolo inciso, proprio perché OpenVZ è una patch enorme al kernel, non è integrato nel kernel, è stato sviluppato un prodotto analogo che invece è integrato nel kernel, che è appunto l'LXC di cui vi ho accennato prima. Funzionalmente sono identici, uno ha 15 anni di storia alle spalle, l'altro ha un anno e mezzo, quindi se andate in produzione sapete già quale dei due scegliere. Però proprio per le difficoltà di mantenere OpenVZ in linea con lo sviluppo del kernel si è appunto sviluppato questo altro prodotto. Il team di Proxmox ha già detto che loro ci stanno sopra su LXC, quindi è probabile che appena verrà giudicato stabile lì avrete l'iconcina per creare macchine con LXC e quindi direi che dovremmo essere più o meno a cavallo. Bene, questo è quello che abbiamo visto. Vi faccio vedere invece sull'altra macchina che cosa succede posto che parta, perché adesso che io ho avuto lo scrizzolo di Java ho il sospetto che... Scusa, una domanda. Sì. Sui due nodi puoi avere due macchine su un nodo, scusa. Sullo stesso nodo puoi avere due macchine attive con due hypervisor diversi? Cioè io ho visto che sia OpenVZ che KVM... Sì, cioè tieni presente che OpenVZ non è un hyperviser. No, sì, ok. Cioè sì, con due, voglio dire, tecnologie... attive concorrenti? Sì. Lui non fa una piega. Quindi è un insieme che crea lui, però. Proxmox, dico. No, attenzione. Non puoi avere Xen con KVM e VMware, per capirci. Ma il vantaggio dei container è che lavorano a livello di sistema operativo. Quindi non esiste un hypervisor per OpenVZ o per LXC, quindi che ci sia un hypervisor che gestisce KVM a OpenVZ non mi può fregare di meno, e viceversa ovviamente. Plof, dove ho messo la ISO? Non l'ho messo. Devo creare sull'altro, no? Plof.
eccoci qua. Ecco, qui vediamo invece la parte che, in cui differisce KVM rispetto alla configurazione di Ubuntu Z, perché ovviamente io qua posso decidere che tipo di bus andare ad emulare, e il mio consiglio è, visto che possiamo, utilizzare Virta.io, che è la para virtualizzazione per il bus sul disco. Tutte le distribuzioni moderne hanno già il driver per Virta.io nel kernel, quindi non fa nessun problema. Se state invece installando Windows, è un paio di maniche diverse e va utilizzato il IDE, va fatto il boot, e poi ci sono i driver per la para virtualizzazione anche per Windows, ma prima bisogna fare l'installazione e poi farci il giro. Su che storage, qual è la dimensione del disco, il formato, vi consiglio vivamente di usare il QCO2 per sfruttare il live snapshot di cui si parlava prima, se abilitare o meno la cache in scrittura sul disco, vedete voi, dipende sempre da cosa ci state a fare e dipende anche dal controller che avete, ovviamente, perché se il controller ha la cache con la batteria tampone, frizzi e mazzi, allora potete abilitare la cache. Se non ce l'ha, parliamone, dipende da cosa sta facendo. Se è un database, forse è bene rinunciare alle performance perché così i dati sono consistenti. Se è un server web, probabilmente possiamo andare di cache senza problemi, e via discorrendo. Cosa interessante, io posso fissare dei limiti per la IO su disco e per le operazioni al secondo, in modo da vincolare quella macchina a non avere, a non utilizzare più di un tot delle risorse del sistema. Di nuovo, quante CPU, quanti core e quale CPU, tra virgolette, far vedere alla macchina virtuale, quanta memoria dargli, fissa 512, vuol dire che questa vedrà sempre 512, e quella è la memoria allocata dalla macchina, dall'host che virtualizza, oppure in maniera dinamica, in modo da riuscire a, come dire, fare un po' di overbooking nel caso in cui qualche macchina invece ne utilizzi meno di quella che ho specificato, oppure no. E il mio consiglio è di andare dove possibile con risorse fisse, perché in questo modo ho dei vincoli che sono certi, altrimenti lascio delle variabili che non sono più sotto il mio controllo, e magari a volte va, a volte no, e riuscire a capire perché a volte va, a volte no, può diventare un problema. Qua invece, se finisce a memoria, finisce a memoria, e quindi non si va da nessuna parte. Di nuovo, che tipologia di rete adottare e quale driver di rete far vedere alla macchina. Di solito è appunto l'Intel E1000, se è una macchina Windows è questo e poi installo quelli per virtualizzazione, se invece la macchina è Linux posso direttamente. Ovviamente questi bridge non hanno niente a che fare con quelli prima. No, questo bridge è lo stesso, cioè il bridge è quello che sta sotto della macchina. Ah, prima parlavamo con la possibilità di farne di più in caso di un ambiente con più schede di rete. Certo, io qua posso scegliere, questo ovviamente è l'ETH0 del sistema, certo, poi certo. Posso aggiungere su che bridge deve insistere la rete di questa macchina. E qua per KVM c'è anche il tag delle VLAN di cui si parlava prima. Sì. Cioè, ci sono cose nuove, perché questa è la 2.3 che conosco veramente poco. Dopodiché, fine. E a questo punto, ovviamente, io qua ho la mia macchina, la Ubuntu Piribicchio, faccio partire, e ovviamente dovrei lanciare la console, ma senza Java non lancio la console, senza rete non installo Java. E quindi siamo un po'. Qui ovviamente la differenza di quella di prima cos'è? Parte lo schermino dove ho l'installazione di Ubuntu vera e propria. Tipicamente dopo mezz'ora ho finalmente il mio sistema installato. La velocità con cui posso istanziare macchine virtuali con container OpenBZ rispetto a KVM è ovviamente un rapporto di 50-1, con i limiti di cui si parlava prima, cioè OpenBZ sono sistemi Linux su sistemi Linux, punto.
Quindi ovviamente posso installare un po' quello che voglio. Una cosa interessante che volevo appunto farvi vedere sulla macchina, questa qui, è ovviamente che io la posso migrare. Cioè posso dirgli, va, parti dal nodo 1 e vai al nodo 2. Non è online perché non c'è appunto. Lui che cosa sta facendo? Ora brutalmente fa un R-Sync, la macchina intanto sta continuando a girare, quindi intanto copio tutti i dati, poi frizzo un secondo, faccio lo snapshot della memoria da uno dall'altro e lo faccio partire. Infatti qua vedete fa l'R-Sync proprio brutale. Nulla più che R-Sync meno H, delete, eccetera. Fa un attimo il suspend, fa un ultimo resync perché nel frattempo potrebbero essere cambiati i dati e voilà, task ok. In 35 secondi ho migrato la macchina da una volta all'altra. E sono ovviamente adesso tutte e due da questa parte. A questo punto l'host 1 va in manutenzione, ci aggiungo la RAM, ci aggiungo il disco, eccetera. E poi il risposto alla macchina attuale. Esiste anche un sistema tipo di repliche, e quindi non è proprio questa cosa qui, ma replica tipo? Una replica pianificata. Replica intendo, partendo dal presupposto che non è una SAN, sì. Innanzitutto, quindi un po' non so se è presente il sistema che c'è nel virtualizzatore della Microsoft, nel sistema operativo 2012, lui ha la possibilità di... Non so neanche che cosa sia la Microsoft. No, vabbè, è un concorrente, insomma, sì. Lui ha la possibilità, proprio per sistemi che non prevedono una SAN, di fare un'autoreplica tra i vari nodi, tra i vari server. Che... Ah, ho capito. Cioè, quindi non so, la notte, se vogliamo, come mentalità, se vuoi il vecchio domino. Sì, cioè nel senso, la sera a un certo punto piglio questa. No, lui in realtà lo fa ogni 5 minuti, sì, al massimo, boh, poi dipende da Ether, per sì, tutto, sì, però sì. È semplicemente una mentalità per cui uno ha un downtime tollerato di tanto tempo, che è una realtà che nelle piccole medie imprese è accettabilissima. Esatto, che esiste assolutamente, perché non è per quello, perché uno pesta il cavo, voglio dire, quindi non è nei 99 no, che basta. Quindi voglio dire, è una cosa, al di là del fatto che è diventata Microsoft, che mi stupisce, però è una cosa che effettivamente ha una sua intelligenza. Se uno dice io ho un'ora di downtime, ho due macchine, non posso permettermi una SAN, le scasi, tutti questi, un'ora va bene, replico una sull'altra, uso il 50% di tutte e due, più o meno, cioè sì, certo. Mettendo insieme tutto quello che hai detto in un certo senso, però non posso avere una SAN, ho questa, tu sai se esiste una funzione, perché Xen mi sembra che abbia... No, così no, qualcosa di simile. Sui due piedi no, non mi sembra che ce l'abbia, se devo essere sincero. Ma neanche implementando qualcosa di poco... No, allora, quello che puoi fare, e che su piccoli sistemi può avere senso, è una soluzione che avevo fatto vedere più o meno al Linux Day dello scorso anno. Cioè noi possiamo avere un disco aggiuntivo sulle due macchine, configurato tipicamente via DRDB o similari, cioè con un sistema che fa il sync dei dati tra i due dischi. A questo punto le mie macchine virtuali insistono su questo RAID 1 via rete, e a quel punto a zero di nuovo dai tanti. Sto emulando una SAN più o meno, io solo che è all'interno delle macchine. Sì, fai conto che è come avere un RAID 1 con un disco su una macchina e un disco sull'altro. Ovviamente questo che cosa vuol dire? Che però devo avere una scheda di rete aggiuntiva dedicata, perché altrimenti mi scappa la rete. Devo anche avere una... Ma anche con la replica penso nell'altro caso non è che... Sì, ovviamente sì, devo avere un sistema che a quel punto mi gestisca la casistica in cui come dire, la connettività fra le due macchine cada, perché ovviamente una delle due ha dei dati buoni e l'altra no. Sì, quale claro. Due? Si aprono un lavoro di snapshot quello che fa, cioè lui si fa lo snapshot, si copia sempre solo il pezzettino sì, di snapshot, sì, certo, che e fa il commit dopo di penso, è da quello che ho capito. Forse si può fare, perché da quello che hai fatto vedere nella migrazione forse si può fare anche dei script effettivamente, perché se è così allora, semplice la... quello che ti posso dire io ovviamente, se io adesso rimigro la macchina virtuale indietro, l'R-Sync mi dura molto meno, perché i mezzi dati ci sono ancora, chiaro, quindi
È vero che mettermi lì ogni mezz'ora a spostare macchine virtuali solo per avere diventa un po' un po'. Che io sappia, così ex novo non c'è, così da clicco pulsantino. Ma le resinti spostano solo le configurazioni, per virgolette, perché il disco sta su una SAN, quindi giusto? No, in questo caso il disco. Il disco del container con QBZ è locale alla macchina. Quindi ti ha spostato tutto il disco? Mi ha spostato l'equivalente del disco QBZ. Vedete, un QBZ non ha un disco, ma ha un albero sul file system. Sì, quindi l'R-Sync ovviamente me lo fa. Ho fatto un spostamento via rete di top byte da una macchina da una fisica all'altra. Esatto. Ah, è chiaro che poi quando faccio il contrario, metà dei dati li ho già, ipotizzando che non siano variati in maniera drammatica. Quindi l'R-Sync di ritorno mi dura molto meno. Scusa, quindi si può attivare questa opzione solo su una SAN? Perché sennò mi riposto. Cosa? Si può attivare questa opzione solo su una SAN dell'alta affidabilità, come l'abbiamo chiamato, oppure io posso avere questa opzione anche su due macchine? No, allora, l'alta affidabilità vera e propria... No, nel senso che questa cosa venga in automatico e non che... No, che questa cosa venga in automatico, ti ripeto, non ho un, un sistema... Quindi puoi solo lanciarla tu eventualmente. Io... non so, Proxmox espone delle API di programmazione, per cui io posso lanciare queste dal via REST, banalmente via servizi web, però che cosa mi consentono di fare non ho mai provato a vedere se effettivamente questo giochino qui si può fare, perché allora basterebbe banalmente fare un cron che lancia il comando, spostati di là. Qualcosa insomma un po' più, però e via un po'. Grazie. In avvio, cos'è che parte prima? Il container di OpenVZ o le macchine di capoguarda? Decidi tu chi far partire, cioè, o meglio, decidi tu. Anche l'ordine? L'ordine, se non ricordo male, no, soltanto se parte oppure no. Aspetta, devo ricordarmi anche dove è. L'ordine e anche quanto tempo aspettare, bisogna far partire una. Ah, sì, anche sì, esatto, no, adesso, non mi ricordo dove sia, ma c'è proprio la priorità e effettivamente anche il tempo, l'intervallo prima di far partire una macchina o un'altra, perché per esempio di solito parte prima il database, poi il server web. Sì, esatto, in quel senso. E quindi sì, effettivamente adesso che sì. Questo c'è l'opzione, non mi ricordo in quale delle 18 schedine c'è. Eccolo qua. Tu qua hai se farlo partire e qua anche ordine. Qualcosa ovviamente ha appunto un senso. Detto questo, se avete domande, io ne avrei un'altra. Se uno avesse Windows, no, e volesse passare a Linux, ovviamente non si può buttare via tutto, chiaro? Cioè, giusto, chiaramente. Quindi, che cosa ci consiglieresti? Presupposto che noi abbiamo già tutte le macchine virtuali, con gli virtualizzatori di Windows, quale procedura e quale software ci consiglieresti di eventualmente testare? Allora, dipende no, da dove, da qual è la migrazione che vuoi fare, nel senso, se ho già un virtualizzatore sotto Windows, cioè che poggia sotto Windows Server, diricchio, quello io lo lascerei lì, mi azzarderei a cambiare il virtualizzatore, per il discorso fatto che una volta che ho investito tempo, denaro, risorse, anche per imparare a gestirli questi, non sono banali. Ormai la licenza l'ho anche pagata, quindi voglio dire, l'investimento l'ho fatto, resterei lì, non metterei a cambiare. Se il presupposto che magari vuoi cambiare? Se invece il presupposto vuoi cambiarlo, lì c'è un problema di fondo, cioè come faccio a prendere le macchine che il virtualizzatore di Microsoft mi sta istanziando e convertirle in qualcosa che posso dare in pasto a qualcun altro? Esatto. Questo è il punto focale. Per alcuni puoi girarti con un barbatrucco, ci sono degli schifettini che fanno la conversione, oppure potresti, però non ho mai provato, ad esempio per VMware. Infatti pensavo che fare tu di conversione in VMware e poi riportarla in... Esatto, puoi fare il passaggio... Perché VMware lo pesca invece lui, no? E lui pesca i dischi di VMware, ovviamente, quindi se io ho una macchina virtuale con il disco in formato VMware, lui se la mangia ovviamente. Però bisogna vedere se c'è questo... Il problema è dal lato Microsoft a VMware se c'è un tool che fa la conversione. C'è un tool di VMware che fa la conversione da macchina fisica a macchina virtuale. Quindi sì, sul server so, sì. Puoi provare, ma
me ne lavo le mani, come si può dire, a dargli questo tool in pasto alla macchina che invece è virtualizzata. Ci casca. No, il primo tentativo era quello di usare il tool, proprio quello di conversione, il secondo era quello di fare quella forzatura lì per... Però sì, il passaggio... Ma so che si può anche esportare, ho visto che comunque parte, perché KVM io uso, sì. Se lo prende proprio VHD, così com'è, tu lo clocchi, parte, però ovviamente poi quando arriva al disco, al driver del disco comincia a dare problemi, perché sono i famosi driver di... Allora, quello però, allora, che... se sei un po' fortunato, puoi girartelo in un modo diverso. Solito no, ma... Prima di fare, di dargli in pasto il disco a KVM, sulla macchina Windows, rimuovi tutti i driver. E infatti era il prossimo passaggio lui, che cioè tu torni ad usare i driver IDE con performance vergognose, però a quel punto ho il sistema pulito, lo do il pasto a KVM, lui riparte e installo i driver di fare virtualizzazione di KVM. Cioè non ho sicuramente intenzione di arrendere. Il giro, secondo me, se KVM si mangia il formato di file. Per pulire anche il registro e fargli vedere i driver IDE prima di... Sì, quello c'è sul sito di Proxmox nel wiki, c'è proprio il punto .reg per fare la pulizia e poi ovviamente l'installazione, allora, che è abbastanza se no si può lavorare anche più alti, il sistema che sta lavorando avrà un suo sistema di backup e di esportazione, parti dall'altra parte, fai un restore, poi fai tutto un troubleshooting come si faceva 20 anni fa. Come si faceva se fossero due macchine reali. Beh, ad esempio con Clonezilla qualche magheggio si riesce a fare. Si riesce a fare, però torni nel problema di prima, cioè che quando lo installo non ho più la... Anche su un, se con Clonezilla fai un'immagine, di un, a me è capitato, di un disco con, per esempio, con Windows 2000, che era caso lì, per farlo girare su, ad esempio, su VirtualBox, devi comunque entrare prima nel registro del sistema. No, devi fare tutto il troubleshooting, come devi fare tutto il passaggio là. Sì, sì, allora, dopo devi conoscere, installa quello che devi installare. Tutto. C'è sempre la parte di paravirtualizzazione che va tolta da una parte. Esatto. Quello va. Però quella è l'ultima chance, non va neanche quello, vuol dire che il campo è tema. Allora, quello che ho provato io, che è stato da VMware a KVZ, da KVM, e a VirtualBox in mezzo, perché ovviamente io volevo togliermi VMware, perché fare una presentazione sui sistemi di virtualizzazione venendo con una virtualizzazione proprietaria mi pareva molto brutto. Il problema pare strano, ma chi di voi vedrà alla mia prossima Open Talk, è con una camera di ripresa planetaria, serve per registrare dei filmati planetari, è una webcam un po' più furba tra virgolette. Su VirtualBox non c'è verso di farlo funzionare, te la vede ma fa schermo nero. Su VMware l'attacchi va a funzionare. Allora ti ho detto, vabbè, come dire, siamo un po' più pragmatici e meno assoluti, e vediamo con VMware, facciamo questa figura un po' così. Hai avuto modo di testare il USB pass-through sul Proxmox? No, non ho provato, perché come dire, questo sistema tipicamente non lo utilizziamo per tirare su sistemi che offrono servizi, quindi non ha un'interazione di nessun tipo con l'utente, né tantomeno con chiavette per attivare programmi, eccetera, eccetera, che è la problematica classica che ci si pone quando vuoi virtualizzare il sistema. L'idea che avevo era virtualizzare qualche client da... poteva esserci il problema delle chiavette. Ho visto che funziona, magari avevi no, purtroppo quando ho fatto una cosa del genere c'era un problema web, quindi quello non ha, di solito funziona veramente bene su questo tipo di problematiche. Proxmox con KVM c'è tanto di documentazione sul wiki, ma non ho informazioni prima. Io ho provato con una chiavetta programma e funziona, però magari di prima mano no, non ho questo genere di informazione. Giusto per la cronaca, per dirvi come lo stiamo utilizzando noi, oltre ad utilizzare la versione ancora 1.9, quindi sarebbe anche ora di darsi una mossa, attenzione. Una delle problematiche che potreste avere, che è quella che stiamo affrontando noi in azienda in questo momento, è
ho la versione 1.9 di Proxmox. Che bello, voglio che è un centesimo di quella che fa la 2X che vi sto facendo vedere. È molto più piccola, molto più snella, molto più leggera, ma fa appunto un terzo delle cose che fa questa. Come faccio ad aggiornare alla 2.3? Basta fare una apt-get dist upgrade che si è visto? Anche no. Proxmox dà come consiglio, fai un backup, ranza la macchina e rivista il backup. Ora, se sono in ditta posso dedicarci un weekend e morta là. Se ho dei server in produzione che mi stanno erogando servizi, mezza giornata di stop, forse anche no. Se però ho due nodi, o tre nodi, o quattro nodi, posso pensare di migrare uno dalla volta. Allora a quel punto ho il fermo del servizio solo nel momento in cui faccio il backup della macchina qui e il restore sull'altra macchina. A quel punto lo posso pianificare, una macchina virtuale alla volta, notte tempo, zitto zitto, quatto quatto, Paolo se ne accorge subito perché non funziona più il sito, ma quella è un'altra bagnimante. Però si può fare, ed ecco che un sistema come questo, che a costo oggettivamente zero, nel frattempo siamo qui a cincischiare, ma se volete vi faccio vedere quello di cui si parlava prima, cioè si crea una nuova macchina virtuale, ma che bello, c'è già qui, sì, vai, chiamiamola così che tanto è lo stesso, vai avanti, avanti, avanti. Ah, questa è l'installazione del nodo. Questa è l'installazione del nodo. Non so dove me lo stia installando, dire il vero. Ecco. Allora, qui io posso, come dicevo prima, dargli due, adesso non mi ricordo la sintassi, ma sono due o tre opzioni al massimo, in cui decido qual è lo spazio di root, qual è lo spazio di swap, e di conseguenza tutto il resto è storico per le macchine virtuali, altrimenti lui prealloca, non mi ricordo quanti giga per la root, quanti per lo swap, e via discorrendo. Però giusto per farvi vedere, come funziona il giochino. Se no non mi fa vedere il pulsante che è qua sotto. Così, facciamo un primo. Bla 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 bla. Next. E il resto chi se ne frega. Ecco. Password. Bella domanda. Che tastiera mi ho messo? Inglese. Qualcuno sa come si fa la Shift 2 Super 2? Sì, lo penso. Shift 2 non me lo fa. Eccolo qua. Indirizzo IP, ovviamente questo è preso dal DHCP fornito da VMware, altrimenti ve lo date voi. Sì, hai ragione, hai ragione. Ah, ecco perché, c'è una cosa storta. Quello che c'era, c'era, chi ha dato, avuto, 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 chi ha dato, dato, dato. Questo spiana, parte, interfaccia web, quello che avete visto prima, e avete il nostro sistema fatto. Da lì in poi, ovviamente, potete aggiungerci il disco che volete voi, quindi configurarlo come uno storage, oppure la configurazione che consegnano loro, ovviamente, è sempre quella. RAID in hardware, con controller, con cache su disco, dopodiché buon divertimento. Un'altra cosa, mi pare esista anche il Proxmox Mail Gateway, è sì. Una cosa che puoi aggiungere a questa qui o è un'altra cosa proprio? Allora, è proprio un altro prodotto dell'azienda che fa Proxmox, è proprio un Mail Gateway, quindi gestisce appunto la posta, viene fornito anche come, guarda caso, container OpenVZ. Per cui ti posso installarmi il Proxmox, installami il gateway e voilà, ho il mio gateway di posta configurato. Il mail gateway però credo sia un prodotto a pagamento, se non ricordo male. Non so chiedere perché l'ho visto,
in alcune menzionato, diciamo, parlavano bene, non mi sono mai interessato. Dovrebbe essere quello, non serve di posta che li faccio in casa, quindi non no, ok, d'accordo, era perché già che c'erano, però c'era tutta la figata del ritirato. Infatti viene appunto visto come, non so quali siano i costi, quindi non ti saprei dire, però credo facciano, buttati. Lui ovviamente di parte e io gli ho messo il sistema installato. Il grosso vantaggio appunto di avere un sistema del genere è che, sì, lo so, è che al netto delle problematiche che uno può avere, non mi devo sbattere più di tanto per l'installazione. Il problema ce l'ho dopo nella configurazione e nella gestione delle macchine. Ma almeno l'installazione, avanti, fine, è un sistema virtualizzato. Questo risponde al 131, vediamo se è vero. Pronto, fatto, installato. Se avete una piccola media azienda e volete virtualizzare le vostre cose, secondo me è più facile di così, non si può. E questo si può aggiungere come nodo agli altri due. Questo si può aggiungere come nodo, c'è cioè un comando in croce per figurarsi se non lo ricordo. Quello non si fa da interfaccia. No, l'aggancio dei nodi va fatto con un comando a riga pvcm add vp di una delle macchine del cluster che esiste già, fine. Ah, quindi della macchina nuova io la chiedo. Posso io fare parte della tua nuova? Ma credo, via. A questo punto ho un cluster di tre macchine, quindi per avere il quorum e poter pasticciare fra le mie macchine virtuali basta che due su tre siano in piedi. Perché di solito si spera sia la situazione minima per funzionare. Vi ripeto, l'unico grosso problema che potreste avere è la gestione dello storage, per cui valutate se è il caso di fare l'investimento in più e avere una SAN fatta come si deve. Insomma. Alle brutte, vi ripeto, nessuno vi vieta di farla con una macchina fatta bene, installare una distribuzione tipo OpenFiler o cose del genere che fanno quel di lavoro e poi usare quella come SAN. Delle vostre macchine, tutto a costo di licenze nullo, a costo di leggersi un po' di documentazione e di iscriversi al PNL1. Questi sono i costi di queste soluzioni. Vabbè, intendiamo.